Nel video di ieri vi ho anticipato che oggi sarebbe uscita una seconda ricetta, sempre di polpette, però questa volta non vegetali, ma di pesce. Una ricetta che ho preparato per accontentare Gianna, che mi ha chiesto una ricetta appunto di polpette di merluzzo e anche per accontentare chi mi ha chiesto ricette di Natale un po' economiche col pesce. A brevissimo vediamo sia ingredienti che procedimento. Nel frattempo vi ricordo come sempre che se volete lasciare mi piace o commenti prima, dopo, durante il video sono sempre ben accetti e che se vi va di iscrivervi al canale siete sempre benvenuti. Detto questo, passiamo subito alle polpette e in generale all'ingrediente principale di queste polpette che è il merluzzo. Per centrare appieno l'obiettivo del pesce economico, io ho proprio cercato uno dei pesci più economici direttamente al supermercato. Io ho un pescivendolo di fiducia e vado sempre da loro e peraltro spendo spessissimo, anzi quasi sempre meno che ad andare al supermercato, però ho voluto darvi un riscontro anche su quella che è la realtà dei supermercati e del pesce che si può trovare. Ho preso dei filetti di merluzzo che potete trovare sia freschi che congelati, lì la scelta è ovviamente vostra, può essere sia una scelta economica che anche e soprattutto di qualità, quindi vedete voi. L'importante comunque è trovare dei bei filetti di merluzzo. In realtà può essere anche del baccalà dissalato, si può usare anche quello, costa peraltro poco e si possono ottenere delle polpette ancora più saporite di queste, però queste qui sicuramente sono anche più adatte ai bambini o alle persone con gusti un po' difficili. Peraltro questi filetti che vedete io li ho pagati meno di 6 euro e sono bastati per un piatto per 4 persone, quindi direi abbastanza economico. Gli altri ingredienti necessari poi sono pochi ed economici anche questi, in particolare abbiamo bisogno di una cipolla che ovviamente è facoltativa però dal suo sapore, dell'aglio, abbiamo bisogno di qualche spicchio d'aglio e una cipolla, ovviamente sono aromi e sapori che potete omettere, però indubbiamente danno un sapore e contribuiscono a dare ancora più sprint alla vostra ricetta. In più ci serviranno delle erbette aromatiche che con pesci come il merluzzo stanno benissimo e aiutano a dare un tocco un po' più fresco. Io in particolare ho utilizzato del finocchietto, ne ho usato sia le foglie che i fiori e poi del prezzemolo, però possono andare bene anche basilico o menta se vi piace usare con i sapori e altre erbette aromatiche. E di base questo è. Può servire un po' di pangrattato, può servire un po' di latte, ci serviranno gli ingredienti per la panatura delle nostre polpette, però per il resto ci siamo. La premessa che faccio è che in questa ricetta è prevista una piccola cottura del merluzzo per far sì che si asciughi e dia luogo, diciamo così, a delle polpette belle e consistenti. Potete anche utilizzare direttamente il merluzzo crudo e frullarlo da crudo, però sappiate che potrebbe rilasciare molta acqua in cottura e quindi rendere le polpette un po' molli, un po' flaccide. Comunque, se deciderete di seguire il metodo con la cottura, vi assicuro che è molto veloce, peraltro lo potete fare anche con un giorno di anticipo. È molto semplice, scaldiamo un filo d'olio extravergine in una padella, aggiungiamo la cipolla, l'aglio e gli aromi che abbiamo scelto di utilizzare, poi uniamo anche il merluzzo. Io ho messo in padella i rametti delle erbe aromatiche che ho utilizzato, mentre le erbe tritate le aggiungerò solo dopo, fuori cottura, per non rovinarle. La cipolla l'ho ovviamente fatta un po' imbiondire per dare un sapore ulteriore e poi ho aggiunto il merluzzo che ho tenuto mescolato senza necessariamente fargli fare un po' di rosolatura, ma comunque giusto per cuocerlo. Ho aggiunto anche un goccino di latte che mi è servito sicuramente a dare un po' di sapore, ma anche e soprattutto a intenerire le fibre del pesce e poi ho lasciato bollire a fuoco medio-alto per circa 10-15 minuti. In questo modo la polpa del pesce ha assorbito una parte del latte, si è cotta e si è formata una bella pasta di merluzzo, chiamiamola così. In questa fase prestate solo attenzione affinché il merluzzo non si secchi troppo e non si formi una crosticina. È sicuramente qualcosa che dona sapore, però potrebbe rendere le vostre polpette un po' troppo secche, quindi un po' va bene, ma non troppo. Prima di passare alla fase successiva ho aspettato che il merluzzo si freddasse, quindi in circa 10 minuti avevo già tutto pronto, però mi sono portata avanti con la salsa, il condimento per queste polpette. Come vi ho detto ieri, per me la polpetta deve sempre essere accompagnata da una maionese o una salsa in generale e già ieri vi ho fatto vedere questa maionese vegana che poi avremo usato anche oggi. La differenza sostanziale rispetto a quella di ieri è che dopo averla fatta l'ho aromatizzata in modo completamente diverso rispetto a quella di ieri. Come
Comunque partiamo dalla base, ho messo nel bicchiere del frullatore del succo di limone con un po' di sale che ho sciolto, ho aggiunto l'acqua di cottura dei cannellini. Come vi ho detto anche nel video di ieri, se possibile è bene scegliere delle conserve di legumi di qualità, magari iposodiche con un ridotto apporto di sodio e quindi utilizzare quell'acqua, oppure perché no utilizzare l'acqua di cottura dei legumi che abbiamo fatto noi. Inizio a frullare con il mini pimer e aggiungo a filo l'olio, che può essere olio di semi ma anche olio extravergine d'oliva. Io, raggiunta questa consistenza, mi sono fermata e ho poi aggiunto gli ingredienti che volevo per aromatizzare la mia maionese. Ho aggiunto della scorza d'arancia, del finocchietto e del prezzemolo, che secondo me stanno molto bene col merluzzo e soprattutto smorzano un po' questo sapore forte. Fatta la maionese, mi sono poi dedicata a finire l'impasto delle polpette. Ho preso un frullatore, ci ho messo tutta la polpa del merluzzo cotto, ho aggiunto le erbette che ho tritato in precedenza, una bella spolverata di sale, questo perché il mio merluzzo non era salato e soprattutto non era baccalà di salato, tenete conto che se usate il baccalà di salato forse il sale non va aggiunto, e poi ho messo anche un po' di pepe e di olio extravergine d'oliva. Ho frullato qualche minuto per ottenere una crema abbastanza omogenea ma neanche troppo liscia. Io ho aggiunto anche un goccino di latte perché la pasta, la crema risultava un po' troppo dura, voi valutate in base alla consistenza della vostra, tenete conto che non deve essere stradura ma neanche molle e liquida, quindi se la vedete un po' liquida andrete ad aggiungere del pan grattato, se invece la vedete troppo dura aggiungete un goccino di latte o di acqua. Facciamo il check consistenze, se è più o meno come questo, quindi si arrotola bene tra le mani, possiamo andare avanti. Come avete visto non ho aggiunto uovo e questo è grazie anche al procedimento che abbiamo seguito. Se volete utilizzare il merluzzo da crudo è molto probabile dobbiate aggiungere dell'uovo per tenere tutto compatto insieme, altrimenti se seguite questo metodo sappiate che potete non utilizzarlo e quindi risparmiarvi un uovo quando non è necessario. Vado quindi di polpette, posso darmi una misura con le mani, con la bilancia oppure come vi ho fatto vedere ieri con il cucchiaio da gelato. Arrotolo bene tutte le palline tra le mani e poi le passo direttamente nel pan grattato. Io come ieri ho scelto di fare una panatura solamente nel pan grattato e questo anche per rimanere coerente con la scelta di non mettere l'uovo. Se intendete farle semplicemente in padella e magari tirarle con un po' di salsa di pomodoro, ovviamente non è necessaria la panatura con il pan grattato, magari date solo una passatina con la farina, sia per questioni di gusto di crosticina, ma anche e soprattutto per consistenza e retta della polpetta col sugo. Potete già preparare le polpette con un giorno o massimo due di anticipo e poi friggerle o comunque cuocerle. Se invece le volete congelare, potete congelarle con più anticipo, ma tenete conto che potrebbero perdere un po' della loro consistenza nel momento in cui le scongelerete. Io le ho fatte e fritte subito. Ho scelto la frittura anche e soprattutto perché l'ho dovuta usare per le crocchette di ieri, quelle di lenticchie, quindi mi risultava comodo, ma in realtà va benissimo anche cuocerle in forno ventilato. Per la frittura ho preparato dell'olio di semi che ho portato a circa 170 gradi, volendo si può usare anche l'olio d'oliva, ma è piuttosto forte e forse può andare un po' in contrasto col merluzzo. Quando in temperatura ho iniziato a friggere un po' di polpette alla volta e le ho fatte ben dorare. Il mio era un pan grattato semi integrale, quindi la doratura doveva essere così abbastanza pronunciata. Ho poi scolato le polpette su carta assorbente, girandole bene per far sì che tutti gli eccessi di olio venissero eliminati e poi le ho portate in tavola. Se preferite fare la cottura in forno, le cuocete a 170 gradi ventilato per circa 10-15 minuti. Ovviamente la consistenza è piuttosto diversa, però vengono comunque bene. Se invece le volete fare in padella, prima le rosolate con un filo d'olio e poi aggiungete la salsa di pomodoro o il sugo che volete utilizzare. Il risultato è questo, delle polpettine veramente saporite, belle croccanti all'esterno ma morbide e soffici all'interno. La maionese aggiunge quel tocco di freschezza che col merluzzo sta super bene e quindi in praticamente un'oretta di lavoro massimo avete delle polpette ideali per un antipasto di Natale ma anche non di Natale. Se avete un pubblico vario da accontentare per queste feste, considerate l'idea di portare in tavola sia queste di merluzzo che quelle di lenticchie di ieri, quindi recuperate il video che ho pubblicato ieri e mi raccomando fatemi sapere se anche questo vi è piaciuto con un commento o un like.
Prima di andare via, iscrivetevi al canale perché devono arrivare ancora delle altre ricette, quindi noi ci vediamo al prossimo video.